L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, AIE, e di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte degli auditi, sarà trasmessa sulla Web TV della Camera dei Deputati. Iniziamo con l'intervento di Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, accompagnato da Piero Attanasio, responsabile dell'ufficio rapporti istituzionali e legislativo. Eccolo, l'ho visto io. Che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, chiedendo l'assenso in merito alla trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Cedo la parola a Innocenzo Cipolletta per lo svolgimento del suo intervento. Prego. Sì. Presidente, grazie di questa possibilità di presentare la posizione dell'AIE, l'Associazione Italiana degli Editori, in un momento particolare della nostra evoluzione. Proprio oggi abbiamo pubblicato i dati sul primo semestre del 2024 sulla produzione dei libri e quindi siamo anche in grado di darvi una fotografia molto aggiornata della situazione e della situazione del libro, mercato del libro. Il libro ha conosciuto un buon recupero dopo il Covid, che ha consentito di recuperare e superare i livelli di vendite del 2019, ma nel 2023 e 2024 ha cominciato a fermarsi. La carica si è esaurita in una qualche maniera, il 2023 è stagnante e il 2024 è in rallentamento, in riduzione, in particolare sia come numero di copie di libri vendute che come valore complessivo del fatturato. Ricordo che il nostro settore è un settore che vale 3 miliardi e mezzo di fatturato, 70 mila addetti e come filiera del libro, insieme con biblioteche, librai e editori, abbiamo lanciato un messaggio di allerta proprio all'inizio di questo mese, che credo che sia stato da voi colto con attenzione, proprio perché vediamo un rallentamento forte nella domanda di libri e siamo in assenza di un corpo legislativo congruo per favorire la lettura nel nostro Paese. Non mi dilungo sulla necessità che il Paese abbia un tasso di lettura maggiore, penso che sia comprensibile da tutti. Ricordo che l'Italia è indietro rispetto ai grandi Paesi come tasso di lettura e questo indietro si spiega in larga parte per un ritardo del Mezzogiorno. Quindi bisogna fare degli investimenti sulla scuola, sulle infrastrutture, librerie, biblioteche e sugli strumenti per favorire la lettura. Ora, invece, in questo anno 2024 e ancor più nel 2025 verranno meno alcune risorse che erano state stanziate nel passato per il finanziamento della lettura e questo è quello che ci preoccupa più di tutti quanti. E quindi vorrei sottolineare questo aspetto in particolare. Noi avevamo un sistema di carta per i giovani che dava la possibilità ai giovani quando compivano 18 anni di spendere 500 euro per beni di carattere culturale. Questa carta è stata modificata attraverso due carte che sono una carta del merito e una carta cultura. La carta del merito è ai ragazzi che superano gli esami di licenza liceale con un punteggio di un certo tipo e la carta cultura è riservata a giovani che hanno nella famiglia un reddito relativamente basso. Credo che sia stato giusto dare un vantaggio a giovani che hanno un reddito più basso, però abbiamo constatato, e i dati che ci sono resi disponibili già adesso, che queste carte non hanno funzionato. I giovani non si sono iscritti nella misura in cui ci si aspettava che avvenisse e inoltre i termini per l'iscrizione sono scaduti. E quindi ci troviamo in una situazione imbarazzante, credo anche per il governo e per le istituzioni. Sono stati stanziati 190 milioni, questi 190 milioni rischiano di non essere spesi perché a stare ai nostri dati arriveremo al massimo a un centinaio di milioni di spesa complessiva, libri e altri beni di carattere culturale. Allora la nostra prima richiesta è quasi banale, ma
di quella di allargare i termini per l'iscrizione, perché così si dà. Siccome la nuova carta ha cambiato il paradigma, mentre prima chi aveva 18 anni, indipendentemente da tutto, aveva questo beneficio, adesso ci sono delle verifiche da fare e questo ha ridotto la capacità di automatismo, ha fatto sì che molti giovani non si sono iscritti, non lo sanno. Quindi bisogna fare una politica di informazione. Noi con le biblioteche, con le librerie, quando lo facciamo, però ci vuole una spinta più forte e poi soprattutto bisogna riaprire i termini. Anzi, lasciatemi dire, non c'è bisogno di mettere termini, perché a un certo punto basta dire che si spendono entro un certo periodo di tempo, anche se uno arriva all'ultimo giorno e riesce a spenderli tutti quanti perché è interessato, non vedo perché non debba essere fatto. L'unico limite che si fa è che quando le iscrizioni raggiungono i 190 milioni, se lo Stato non vuole spendere di più, ferma a questo punto le iscrizioni. Ma mettere un termine è stato qualche cosa che secondo me va oltre quelli che erano gli obiettivi. Quindi la prima proposta che noi abbiamo è questa qui, la seconda è quella di tornare a un sistema di carattere un pochettino più universale, mantenendo una discriminazione a favore di coloro che hanno un reddito più basso e quindi magari abbassando la cifra per gli altri, ma il fatto importante è che un ragazzo, una ragazza arrivata a 18 anni si senta titolare di un diritto a fare degli acquisti di beni culturali, va al di là del problema se ha una famiglia dietro le spalle che gli consente di farlo o di non farlo. Significa dargli una patente di maggiore età e questo credo che sia un fatto educativo importante per tutti quanti. Se invece è limitato a alcuni soggetti piuttosto che altri, c'è un discrimine che può diventare anche una forma di diciamo di menomazione per chi a un certo punto si trova in quella situazione. Fatto strano, anche coloro della Carta del Merito abbiamo constatato che più di un terzo non si sono iscritti e quelli invece dovrebbero essere persone che, avendo avuto un voto elevato, sono più avvertite di altri. Quindi c'è qualcosa da rivedere in questo meccanismo. Il Ministero ha giustamente messo in atto una procedura di verifica del funzionamento di queste carte, noi questi dati glieli stiamo fornendo, glieli abbiamo forniti e penso che sia il momento per poter considerare quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e quindi magari fare qualche revisione. Bisogna poi investire nelle infrastrutture. Come ho detto, noi ci siamo messi insieme con la filiera del libro che è tutta unita, abbiamo qualche differenza di posizione su alcune cose, ma siamo tutti insieme, librerie e biblioteche fanno parte tutti della filiera del libro. Le biblioteche sono state esse stesse definanziate, c'era un provvedimento che dava 30 milioni per l'acquisto di beni alle biblioteche, ci rendiamo conto che il provvedimento era stato fatto in periodo di Covid, oggi il Covid per fortuna non c'è più, però rimane l'esigenza di fornire le biblioteche, in particolare, come ha detto ieri il Ministro, quelle di periferia che hanno difficoltà a approvvigionarsi e spesso i comuni non hanno le risorse per finanziarli o hanno le risorse molto limitate, di istituire un budget relativamente limitato ma che vada alla biblioteca in modo che queste possano garantirsi anche per il futuro, possano programmare gli acquisti che devono fare. Ricordo che dando la possibilità alle biblioteche di acquistare libri attraverso le librerie si dà un aiuto anche alle librerie, che è l'altro capitolo importante. Le librerie si stanno riducendo, come tutti quanti sappiamo, perché i costi di gestione sono elevati, i margini sia per gli editori che per i librai sono bassi, quindi non c'è un grande spazio da fare. Ecco che per le librerie sarebbe opportuno dare un credito d'imposta per processi di ristrutturazione, di crescita, di implementazione, perché le librerie funzionano se investono. Non è più la libreria non è un banco dove uno va là, prende un libro e se ne va. La libreria produce eventi, ha personale qualificato che deve saper consigliare i lettori e deve saper organizzare la vendita, quindi è qualcosa di importante. E l'altro punto che vorrei sottolineare è quello dell'innovazione. Il mondo del libro è, come tanti altri mondi, ma il mondo del libro sicuramente in parte importante, è attraversato dalla digitale in maniera consistente e dall'intelligenza artificiale che si sta producendo. I grossi editori stanno già
provvedendo a investire in questo settore. Ci sono importanti piattaforme che si sono realizzate, ci sono diciamo progetti per la accessibilità. Noi stessi come AIE e attraverso l'associazione LIA abbiamo creato un sistema per trasformare i libri in libri per ipovedenti in maniera automatica, in maniera tale che chi produce un libro, se segue certe impostazioni che gli abbiamo dato, questo libro può essere attraverso un software trasformato in un prodotto per ipovedenti. Sono piccoli e grandi investimenti che richiedono tuttavia un'attenzione da parte anche del governo, e siccome c'è un'attenzione sul digitale, per la trasformazione digitale, ecco, il nostro settore ne è in gran parte escluso, perché la maggior parte degli investimenti sovvenzionati sono sovvenzionate le macchine più che software. Noi lavoriamo con software piuttosto che con le macchine, e quindi anche lì vi faremo avere qualche riflessione su come cercare in qualche maniera di impostare, perché è importante che l'intelligenza artificiale non sia soltanto un rischio, come lo è, perché c'è un problema di diritto d'autore da tutelare, e su questo qui ringraziamo Governo e Parlamento, perché ci sembrano molto allineati sulla posizione della difesa del diritto d'autore, perché è importante. Ma accanto ai rischi, a me piace sottolineare le potenzialità, perché è sicuro che la cultura passerà attraverso il digitale, e dal digitale può avere una capacità di diffusione che altrimenti non potrebbe avere. Questo nulla toglie alla carta, che rimarrà sempre più del... quanto siamo ormai? Più del 70-80% ancora i libri di carta sono... Anche 90% sono libri di carta. L'ebook è ancora un diciamo limitato dal suo punto di vista. Essendo libri di carta, venga l'altra posizione. Noi abbiamo subito l'aumento del prezzo della carta, analogamente di come l'hanno subito i giornali, però noi non abbiamo un credito d'imposta. E credo che bisognerebbe tenere presente questo, che se vogliamo continuare a produrre libri di carta, dobbiamo in qualche maniera evitare che i balzi che si sono determinati quando c'è stata la crisi energetica, la carta è molto legata all'energia, possa poi portarci a o portare i prezzi dei libri a dei livelli che riducono la domanda, o a ridurre quelli che sono le rendite, i profitti delle imprese, e quindi la loro capacità di investimento. Questi sono grosso modo gli elementi che vi volevo sottolineare, tenendo presente appunto che i dati del primo semestre del 24 mostrano un calo non solo delle vendite in valore, ma anche del numero dei libri. Qui noi abbiamo un rapporto sullo stato dell'editoria del 24 che io consegno al Presidente perché è fresco di stampa, la Commissione lo riceverà perché è nei nostri indirizzari, ma questa è proprio uscita adesso di stampa e riguarda, e stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa su questo, e devo dire che siamo abbastanza preoccupati. Perché? Perché non solo il 24 è in regressione, ma il 25 si annuncia meno buono. Meno buono perché il 24 ancora ha al tempo stesso la carta l'app 18 che funzionava per i primi 4 mesi, che si è sovrapposta alla carta cultura e carta del merito. Quindi abbiamo avuto una sovrapposizione di due elementi di sostegno, cosa che non avverrà nel 2025, e quindi ci aspettiamo purtroppo un calo nel 2025. Di qui l'urgenza a poter intervenire con la legge finanziaria perché questi elementi minimi di sostegno possono essere mantenuti, e credo che sia opportuno farlo, perché la settimana prossima, come tutti voi sapete, l'Italia sarà ospite d'onore a Francoforte per la Bookmesse, e lì presenteremo la nostra industria, i nostri autori. Sarà un momento importantissimo. L'Italia è tornata a essere venditrice di titoli all'estero. Noi vendiamo quasi 8.000 titoli l'anno all'estero. Contiamo, attraverso la fiera di Francoforte, di aumentare in maniera consistente il numero di titoli venduti all'estero. Siamo fra i primi a vendere quello che sono la letteratura per ragazzi, che è una letteratura di forte specializzazione, che comprende non soltanto autori, ma comprende disegnatori, grafica, digitale e quant'altro. Quindi siamo abbastanza avanti in questo settore.
Ricordo che la Germania e la Francia hanno copiato l'app 18 dall'Italia e la stanno facendo funzionare loro per tutti i propri giovani fino a 18 anni, e ci hanno sempre detto: bravi, ci avete lanciato una bella idea. Ecco, andare lì e dire noi abbiamo cambiato e siamo tornati un pochettino indietro ci dispiace un pochettino, e ci piacerebbe invece che il ministro potesse andare a Francoforte e dire ci sarà un grosso sostegno per il libro. Diverso, nessuno cosa, giustamente ognuno vuole portare avanti i suoi obiettivi, però sarebbe opportuno che questo ci fosse, perché Francoforte deve essere un momento non solo del rilancio dell'editoria, ma per il rilancio della politica del libro. Sappiamo che c'è una legge pendente sul libro che non riesce mai a concretizzarsi. Mi auguro che questo possa avvenire con questa legislatura e noi siamo disponibile a dare qualsiasi contributo. Grazie Presidente dell'attenzione. Grazie, prima di passare la parola ai colleghi volevo intervenire e fare un quesito, un paio di quesiti e anche un piccolo prologo. Allora, innanzitutto grazie per aver portato in audizione il rapporto sullo stato dell'editoria, che poi i colleghi riceveranno in formato digitale, perché credo sia importante il senso di queste audizioni. Come prodromo della prossima legge di riforma dell'editoria serve anche a questo, oltre al tema dell'innovazione e della, diciamo, dello sviluppo della transizione digitale anche nel settore editoriale. Quindi avere, diciamo, quella che è il senso dei numeri specifici e del mercato è sicuramente importante. Nel merito della riforma delle carte, parto da brevemente da un'analisi di Stato, cioè è vero che funzionava, ma funzionava troppo, nel senso che poi la Guardia di Finanza ha intercettato milioni di euro di truffe, quindi raccogliamo, ed è questa la sede per farlo, e quindi ringraziamo l'AIE, raccogliamo prontamente e tempestivamente l'appello del Presidente Cipolletta rispetto a una deroga sui termini di sui termini di presentazione delle domande e anche sulla semplificazione delle domande, ma ovviamente ne difendiamo il principio, perché di fatto ci sono molti ragazzi che sono trovati, ragazze che sono trovati ad avere non 500 ma 1000 euro, perché oltre a essere meritevoli avevano anche un ISE basso e quindi ha visto raddoppiato questo sostegno da parte dello Stato. C'è sicuramente, e questo avete fatto bene a dare i dati e i fondi che non sono stati spesi e tutto quanto, le difficoltà, perché è giusto e doveroso, questo lo chiediamo anche come commissione editoria, che il MIC semplifichi, estenda i termini e renda conosciuta, in questo in realtà dovrebbe intervenire la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento preposto, cosa che avevamo anche chiesto come Parlamento, cioè mi sembra anche un atto, e quindi vado a rinnovare anche questa richiesta alla Presidenza del Consiglio, il Dipartimento editoria, e cioè la campagna di sensibilizzazione sull'uso delle carte, perché questo può aiutare. Magari su questo ci facciamo portavoci con il MIC e con il ministro, perché ci possano essere delle semplificazioni. Rispetto a questo, però, vi chiederei anche se la richiesta rispetto per esempio a estendere il plafond dell'editoria della carta del merito e dei giovani anche all'editoria scolastica, cioè 130 milioni che vengono erogati dal Ministero dell'Istruzione con un passaggio attraverso le regioni e i comuni che è assolutamente antistorico e farraginoso se non semplificato, se appunto l'idea di estendere l'uso di queste carte facendo convergere nella piattaforma anche questo fondo possa essere per voi auspicabile, perché questo cosa a nostro parere otterrebbe due risultati: faciliterebbe, rafforzerebbe l'intervento anche con fondi che potrebbero essere erogati in maniera diretta sia alle famiglie sia alle librerie e agli esercenti, e in più le famiglie di fatto già ne fanno uso, cioè nel senso già usano la carta per l'editoria scolastica, e sappiamo che in teoria
non si dovrebbe fare. Quindi andrebbe a risolvere un problema, diciamo, formale e nello stesso tempo però, quindi siccome noi abbiamo fatto un intervento e c'era la disponibilità del Ministro dell'Istruzione su questo, so che sono tenuti dei tavoli e capire a che punto è questo confronto e se appunto invece dobbiamo ribadire questa richiesta e questo intervento, perché penso vada sia nell'ambito della semplificazione che del sostegno più diretto. E poi ovviamente mi unisco agli auguri per la presenza a Francoforte, saremo con il Ministro e come Commissione il 15 ottobre lì all'inaugurazione e ovviamente presso anche il vostro stand e a sostenere l'editoria italiana, con l'auspicio che anche quella che l'Italia possa essere presente in maniera, insomma, privilegiata e anche, diciamo, in maniera assolutamente sostenuta anche dagli esteri a quella di Guadalajara. E su questo ci siamo incontrati già con l'ambasciata del Messico e con la responsabile, quindi l'auspicio della commissione editoria è che ci possa essere questo forte protagonismo italiano a quella che è di fatto la seconda fiera libraria nel mondo, soprattutto per la lingua spagnola. E quindi adesso lascerei la parola agli altri colleghi e poi per le risposte tutte insieme. Prego. Berruto, Partito Democratico. Grazie Presidente, grazie Presidente Cipolletta. Resto nel merito di questa vicenda, prescindendo dal giudizio, diciamo, politico che sarebbe evidente. Mi interessano molto i dati oggettivi, quindi se qualcosa di ciò di cui chiedo è nel report, ovviamente chiedo scusa se le chiedo di anticipare questo dato, però penso che sia veramente utile ragionare proprio su dei fatti, non solo su delle opinioni. Quindi ho capito bene, diciamo, al momento risulta inutilizzato circa il 50% di quanto era stato stanziato per queste due carte che hanno sostituito la 18 app. Voi avete andato anche che distingue le due, quindi la carta del merito e la carta, il bonus cultura da questo punto di vista, quindi se sì mi interessava sapere come all'interno di queste due offerte è stato utilizzato il servizio e se c'è già disponibile un benchmark, un riferimento a quello che invece era l'impatto sull'editoria della 18 app, al netto, come ovviamente ricordava il Presidente Mollicone, anche di un malutilizzo o di potenziali truffe, ma le truffe non hanno inciso, immagino, nel dato che voi avete sul comparto, no? Quindi a me interessa capire di quella proposta qual è la differenza rispetto alla situazione odierna, al netto di quello che avete detto, e che risottolineo che qui stiamo ancora ragionando sui dati dove per 4 mesi la 18 app c'era ancora. L'ultima cosa, ed è l'unico passaggio, ripeto, che esula dai numeri, abbiamo ascoltato quanto ha suggerito, ha voluto dire il Presidente Mollicone, è chiaro che noi intendiamo quel provvedimento come un incentivo al consumo culturale, quindi la soluzione proposta diciamo, uscirebbe da questo perimetro, no? L'idea è proprio quella di spingere invece neo-diciottenni ad utilizzare quella somma in maniera personale, individuale, lo dico da papà di una ragazza che ha compiuto 18 anni quest'anno, quindi che ovviamente, voglio dire, non rientra nella casistica di coloro che hanno bisogno, no, di quella cosa, però l'idea che avete anche ricordato dell'autonomia di disporre di un proprio capitale da spendere in quella maniera, ovviamente capisco bene che cosa possa significare. Grazie. Orrico, Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente, ringrazio e saluto i rappresentanti dell'AIE, ovviamente insomma il quadro che ci avete fornito è un quadro non dico abbastanza conosciuto, però se ne aveva il sentore. Insomma io credo che
la politica, quando prende delle decisioni, non debba farsi guidare dalle cosiddette truffe. Cioè, se c'è da correggere, si corregge, ma non si stravolge per poi ovviamente andare a ad eliminare degli strumenti che di fatto comunque hanno funzionato. Io credo che sicuramente ci sia un problema sull'utilizzo di questi strumenti che incentivano il consumo culturale, che è anche un problema di informazione. Quindi chiedo ovviamente a voi se avete percepito questa assenza di una campagna informativa, di un'adeguata informazione da parte poi dei fruitori finali di questa, sia la carta del merito che della card cultura. Qual è anche la relazione che come categoria, che come associazione avete con i media tradizionali, in particolare ovviamente con il servizio pubblico, con la RAI, rispetto alla promozione della lettura attraverso i canali del servizio pubblico radio-televisivo, perché sicuramente i consumi culturali possono essere incentivati con degli strumenti di acquisto, di scontistica, di bonus, ma io credo che il tema sia anche in questo caso squisitamente culturale, cioè di come cambia la fruizione della lettura anche con l'evolversi ovviamente degli strumenti digitali e tecnologici che oggi abbiamo a disposizione. Infine un'ultima domanda nell'ambito di questa insomma riforma dell'editoria che si dovrebbe costruire, dal vostro punto di vista, al di là appunto degli strumenti che avete già detto per incentivare la lettura e quindi l'acquisto e la fruizione dei libri, il finanziamento e il sostegno alle biblioteche affinché siano degli spazi di comunità dove attraverso le iniziative culturali si impara anche a fruire dei libri e quindi ad appassionarsi alla lettura, e oltre al credito di imposta sull'acquisto della carta e quindi anche al credito d'imposta per consentire alle aziende del settore di adottare le necessarie innovazioni tecnologiche, ecco, vi chiedo se ci siano anche altri punti, altri obiettivi che dovremmo tenere in considerazione per consentire alle aziende, alle imprese del mondo dell'editoria di, ecco, affrontare con maggiore serenità anche questa evoluzione tecnologica che in qualche modo, insomma, pur essendo il 90% della produzione dedicata alla carta, ecco, ci rendiamo conto che le giovani generazioni con la carta hanno sicuramente una relazione diversa rispetto a quella che abbiamo noi, che in questo momento ci troviamo in questa assise così importante e dobbiamo anche prendere delle decisioni. Quindi un consiglio anche su altri obiettivi che dovrebbe avere questa riforma dell'editoria di cui così tanto si parla. Grazie. Grazie, se non ci sono altri interventi chiedo allora al Presidente Cipolletta di replicare, prego. Bene, innanzitutto grazie dell'attenzione e delle domande che ci avete posto, e chiederò anche al mio collega di integrare questo mio intervento. Volevo innanzitutto, con riferimento alle riflessioni del Presidente Mollicone, ricordare che noi siamo ovviamente favorevoli al controllo di queste carte e a evitare le truffe che devo fare, quindi la politica che è stata scelta di cercare di ridurre il grado di illegalità nell'utilizzo delle carte da noi è particolarmente seguita, e noi stessi cerchiamo in qualche maniera di evitare che questo qui avvenga. L'estensione delle carte, del sistema delle carte all'editoria scolastica, è sicuramente una soluzione che può essere utile. Evidentemente vanno tenuti presenti alcuni limiti e alcune considerazioni che devono essere fatte, perché queste qui riguarderanno ovviamente non i ragazzi,
ragazzi a 18 anni, ma le famiglie con un certo reddito rispetto all'altro, però lasciatemi dire che il sistema attuale effettivamente non funziona. Il aver demandato alle regioni la disponibilità di queste somme ha fatto sì che non c'è nessun riscontro. Non c'è nessun riscontro se questi soldi arrivano o non arrivano alle famiglie. Ne abbiamo parlato col ministro Valditara, perché evidentemente, come sapete, c'è tutta una problematica relativa al tetto di spesa per i libri scolastici, e che ci ha visto un po' imbarazzati, perché il tetto è rimasto fermo per 9 anni malgrado l'aumento dell'inflazione. Adesso c'è stato un aggancio con una, diciamo, incremento della disponibilità di 3 milioni di questo fondo, ma il problema non è i 3 milioni, il problema è che i soldi non sono 130 milioni, 136, 136 milioni, non si sa se arrivano o non arrivano. E piccola parentesi, lasciatemi dire che è uno dei tanti fallimenti delle regioni, per cui ci sarebbe da tenere conto, ma questo è un altro discorso. Quindi l'utilizzo della carta sicuramente è uno strumento che può essere utilizzato per far venire direttamente questi soldi alle regioni. Così come un elemento importante che non ho toccato nel mio intervento, ma che ha sfiorato il presidente Bolliconi, è quello delle traduzioni. Noi andiamo a Francoforte si vendono titoli, i titoli si vendono in tutti i paesi se c'è un contributo alle traduzioni, che sono costose. L'Italia investe quanto? Un milione c'è stato complessivamente, però sono 2 o 3 i sistemi per venire. Se si potesse razionalizzare il sistema e incrementare, evidentemente, specie adesso che andiamo a Francoforte, sarebbe un bel messaggio, perché se a Francoforte avremo una forte domanda di traduzioni, bisognerebbe avere anche la possibilità di dare una risposta positiva. E probabilmente razionalizzando il sistema si riesce a fare. C'è il CEPEL, c'è il LICE che forniscono, c'è pure il Ministero, il MIC pure. Ognuno ha un piccolo budget che messo insieme fa 1 milione, però con modalità diverse e quindi con efficienza a volte ridotta, quindi questo qui andrebbe visto. Per quanto riguarda i dati, sicuramente noi abbiamo dei dati con riferimento sia alla Carta del Merito che alla Carta della Cultura, e su questo qui vorrei chiedere a Piero Attanasio di dare dei dati che lui, e anche dell'impatto della 18 app sull'editoria. Sì, il dato più preciso che abbiamo, noi, i dati che sono anche pubblicati dal Ministero sul sito dedicato, sono distinti per le due carte, per cui noi sappiamo quanti sono registrati tra i ragazzi che si sono diplomati con il massimo dei voti e quanti dei ragazzi invece dell'altra carta. Sappiamo il numero assoluto, è possibile calcolare la percentuale per i primi dei due, e la percentuale è il 66%, che è particolarmente deludente, cioè nel senso che un terzo non si è registrato, un terzo dei ragazzi, che sono ragazzi svegli, se Dio vuole, cioè se hanno preso il massimo dei voti alle superiori, vuol dire che sono ragazzi informati, attenti. Questa è la carta del merito. Non abbiamo, siccome non è possibile avere il dato, non credo che esista, o quantomeno non è disponibile, il dato quante diciottenni vivono in una famiglia con un ISEE al di sotto di un certo livello, è un dato che non è disponibile. Però se la simulazione che abbiamo fatto, e se anche fosse stato il 66% lì, significa che se tutti si fossero iscritti, i 190 milioni era la cifra giusta. Questo ci dice che l'altra raccomandazione che noi faremmo, di non pensare che siccome oggi quest'anno non sono stati spesi, è bene tagliare quella dotazione finanziaria, perché quella dotazione finanziaria serve, anche immutate le carte, serve per finanziare quelle carte, è necessaria per finanziare quelle carte. Non era sbagliata la previsione, ha avuto dei problemi, diciamo così, l'applicazione. E sull'impatto, il dato più interessante è che da quando è nata la carta, la precedente, ad oggi,
i giovani dai 18 ai 21 anni, rilevati dall'Istat, la classe di età che rileva l'Istat, il tasso di lettura è aumentato di 7 punti percentuali. Il che significa che non solo i diciottenni, anche dopo evidentemente l'abitudine resta. Ce lo dicono anche i librai dicono mai avevamo visto tanti ragazzi entrare in libreria e poi tornano. E questo è uno degli elementi, credo, più o meno nel corso degli anni la quantità di soldi che hanno speso i ragazzi per comprare libri è circa dal 60 al 70% durante gli anni, il 2020 ovviamente era tutto chiuso per cui si potevano solo comprare libri, era anche superiore. È interessante anche la distribuzione fra libri di carta e ebook, perché se ne è parlato, i ragazzi di 18 anni per il 95% hanno comprato la carta e non gli ebook, perché probabilmente non avevano un e-reader, dovevano leggere gli ebook sul telefonini, che non è una bella esperienza. Grazie. Comunque c'è anche questo qui, se noi riuscissimo a avere dei dati migliori fra coloro che hanno... che in Italia hanno un certo reddito e coloro che possono fare i 18 anni, credo che anche per il Ministero sarebbe importante. Per quanto riguarda la promozione, anche utilizzando sistemi televisivi e quant'altro, ecco, c'è stata un'informazione ma molto limitata, bisogna dire la verità. È stata concentrata in poco periodo di tempo e il fatto che ci fosse questo limite temporale nella iscrizione ha finito per essere un handicap che non si è riuscito a sostenere. Quindi credo che accanto alla riapertura dei termini sarebbe opportuno fare una campagna di promozione proprio forte, utilizzando tutti i sistemi, perché c'è questa possibilità per i giovani di iscriversi e molti di questi non lo sanno oppure pensano che il sistema sia complesso, perché mentre prima bastava avere 18 anni e uno si iscriveva, adesso devi anche avere la certezza che i genitori hanno un reddito basso o che hanno avuto un voto di un certo tipo. Questo è più semplice, però tuttavia anche questo qui diventa un limite, ecco, quello senz'altro. Sostegno alle biblioteche credo che sia importante, non soltanto come sostegno per l'acquisto dei libri, ma proprio perché le biblioteche devono diventare delle centri di aggregazione e centri di produzione di eventi di carattere culturale. Quindi si tratta, a nostro avviso, di consentire loro l'acquisto dei libri, e questo ovviamente è la cosa che ci interessa come editori, ma ci interessa anche che siano investiti in termini di strumentazione, di disponibilità per organizzare eventi. Noi come editori ci presteremo sicuramente a portare autori, a portare libri da poter presentare. Cerchiamo in tutte le maniere di rifornire queste biblioteche. Noi stiamo già facendo, ma in questo caso con riferimento alle biblioteche scolastiche, che sono uno strumento importantissimo per la lettura, noi facciamo un'iniziativa che immagino conoscete, che si chiama Io leggo perché, con la quale noi portiamo 600.000 libri alle biblioteche scolastiche delle scuole italiane ogni anno, e lo facciamo attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Ogni famiglia che vuole comprare in una libreria per una settimana un libro da regalare alla scuola che vuole lei, può scegliere il libro oppure seguire le indicazioni della scuola, libri di letteratura, non libri scolastici. Questi vengono acquistati alla libreria li consegna alla scuola e noi come editori rimbocchiamo questa cosa con quasi la metà dei libri, in maniera tale che gli editori alla fine le biblioteche scolastiche acquisiscono, come ho detto, 600.000 volumi. Oggi come oggi sono iscritti a questa operazione 25.000 istituti scolastici, ricordiamoci che sono 50.000, quindi è la metà che siamo riusciti a raggiungere. Per ottenere questo, per tornare alle informazioni, noi facciamo una campagna di informazione fortissima, abbiamo anche coinvolto le squadre di calcio, che durante quella settimana, quando fanno quando si presentano in campo, si presentano con uno striscione a favore di Io leggo perché. Abbiamo dei padrini e madrine, di cui il presidente Morricone ne è uno, di questa operazione. Questo per dirle che la promozione non si limita soltanto a mettere una pubblicità e poi aspettare che le cose avvengano, bisogna dedicarsi e fare sopra perché è importante. Prendo
domande, se avete risposto a tutto, se ci sono cose che non ho risposto. Io volevo, scusate, fare una domanda che non ho potuto fare prima sul, sì, di dettaglio ulteriore rispetto al, alle app e alle card, se avete dei dati in merito alla distribuzione geografica dell'utilizzo fra le varie regioni d'Italia. No, in questo caso no, devo dire che una delle richieste che credo abbiamo messo, se non ricordo mai, anche nella nostra nota, è proprio che credo che questo sarebbe davvero per questo governo un segno molto positivo di discontinuità. Negli altri paesi, quando è stata fatta la carta, gli editori per esempio oggi sanno quante di queste, non solo dove sono stati comprati, quindi la distribuzione geografica che noi non sappiamo, ma anche che tipo di libri è stato comprato. Loro mi dicono, i ragazzi hanno comprato il 20% i fumetti, il 30% letteratura, eccetera, eccetera. E questo non è possibile, nonostante che i dati arrivano dalle librerie con l'indicazione dell'ISBN, per cui con l'ISBN e i sistemi di classificazione che oggi ci sono si potrebbero calcolare. A parte il nostro settore, conoscere di dettaglio i dati sarebbe uno strumento straordinario anche per le ricerche socioculturali nel nostro paese, perché sarebbe un modo per guardare in pratica quali sono i consumi culturali dei ragazzi, che tipo di consumi hanno. E questo sarebbe veramente uno strumento straordinario, e un altro degli appelli che facciamo al governo è quello di fare in modo che questi dati siano disponibili, ovviamente tutelando la privacy di ciascuno, questo non stava a sentire. Se necessario li possiamo trattare noi, insomma, perché sappiamo come trattarli, però bisogna... Certo, sì, infatti era volta a capire questo la domanda, e anche ovviamente per noi come Commissione Cultura, per capire nelle zone più a rischio, dove forse fa bisogno di consumo culturale da parte dei ragazzi, nelle periferie piuttosto che in alcune aree del paese più in difficoltà, capire se a quelle aree arriva, oppure se la barriera dell'ISA, del percorso burocratico un po' più articolato, determina che magari quella parte che non l'ha utilizzato sia spalmato in quelle zone dove forse ce ne sarebbe più bisogno. Quindi rinnoveremo anche noi come Commissione, nella nostra funzione, la richiesta di avere questi dati dettagliati. E ringrazio gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, li saluto e passiamo all'intervento. Grazie mille dell'attenzione. Passiamo adesso all'intervento in videoconferenza di Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, e chiedo l'assenso in merito alla trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Sì, non c'è il microfono, però diciamo recepiamo l'assenso, però nel frattempo chiediamo... Sì. Ecco, sì, perfetto. Sì, sì. Grazie, e le cedo la parola per lo svolgimento dell'intervento. Grazie. Grazie mille, grazie, gentile vicepresidente, onorevoli deputati. Circa un anno fa, in occasione di un'audizione, questa stessa commissione avevamo manifestato l'esigenza di garantire trasparenza e tracciabilità ai contenuti giornalistici prodotti con il supporto di programmi di intelligenza artificiale. Possiamo dire che le cose stanno andando avanti in tal senso. Sia il regolamento europeo che la legge quadro del governo sull'intelligenza artificiale, che entreranno in vigore a breve, stabiliscono tale obbligo. È sostanzialmente acquisito anche il principio della prevalenza del controllo umano su quello delle macchine e degli algoritmi, sia nelle fasi di addestramento che di elaborazione e pubblicazione dei contenuti. Allo stesso modo, io credo che occorrerà intervenire per garantire nelle elaborazioni con l'intelligenza artificiale un adeguato spazio per la tutela della cultura e della lingua italiana, un patrimonio straordinario che ci è stato consegnato in eredità. Siamo quindi ora alla fase applicativa dell'intelligenza artificiale. Anche in Italia si siglano accordi e molte redazioni hanno iniziato a applicare tali strumenti, e su questo io credo sia importante, molto importante, la massima attenzione e vigilanza.
Se guardiamo infatti a cosa accade in paesi come gli Stati Uniti, dove l'utilizzo in editoria è più avanzato, vediamo emergere opportunità, ma anche rischi, criticità, eppure contenziosi legali rilevanti. Le opportunità si percepiscono nei processi di velocizzazione e alleggerimento per le funzioni ripetitive o per il trattamento di grandi mole di dati. Gli aspetti negativi riguardano invece i tentativi di sostituzione dei giornalisti e di un approccio meramente economicista da parte delle aziende editoriali. Altro grande problema riguarda la remunerazione, la tutela del prodotto giornalistico e dei diritti di autore, una questione già vissuta con l'avvento del web. Allora, gli editori si erano lanciati ad occhi chiusi nelle braccia delle grandi piattaforme, restandone in gran parte fagocitati e ricavandone ben poco e scaricando quindi i costi sulla compressione del lavoro giornalistico. Servono quindi regole e trasparenza nelle intese al fine di garantire, come scritto nel disegno di legge 1146, un equo compenso per i produttori di contenuti informativi che vengono usati sia per addestrare che per far funzionare l'intelligenza artificiale. Molti sono i casi negli Stati Uniti dove i software hanno aggirato i paletti delle intese con gli editori e una volta presi i contenuti li hanno rielaborati e diffusi. Se ciò accadesse, verrebbe inferto un ulteriore colpo al nostro già debole sistema editoriale. In Italia, come nel resto del mondo, si assiste a un progressivo e sistematico calo delle vendite di copie, sia cartacee che digitali. La curva negativa dei prodotti editoriali digitali deve preoccupare tutti noi. È un indice di un mutamento sia della fruizione che della distribuzione delle notizie. I lettori del web sono in gran parte abituati al tutto gratis. E sono sempre più restii a pagare per accedere a contenuti giornalistici. Negli ultimi anni, inoltre, è cambiato anche l'approccio delle piattaforme di social media, che dopo aver fagocitato per anni le testate giornalistiche, hanno declassato l'informazione professionale a offerta di nicchia, puntando tutto su nuove forme di intrattenimento. In aumento, invece, è il consumo di video online. Ma anche su questo terreno arranca la diffusione di prodotti di informazione professionale, mentre dilagano svariate forme di intrattenimento. Questi processi incidono pesantemente sulla la riduzione delle redazioni giornalistiche. Vale in particolare per le testate medio-piccole e quelle legate al territorio. Resistono certo le televisioni, ma limitatamente ai quattro grandi gruppi che operano in Italia, ossia Rai, Mediaset, La 7 e Sky. Va comunque detto che anche nel settore radiotelevisivo aumenta il ricorso alle esternalizzazioni e al lavoro giornalistico autonomo o finto tale, per meglio dire, per contenere i costi. Il risultato di queste dinamiche lo si legge nell'accelerazione di un processo che va avanti da oltre un decennio nella professione giornalistica. Aumentano la precarietà e il lavoro autonomo, cosiddetto freelance, con un conseguente rischio di calo della qualità. Tra l'altro, giungono segnali negativi anche dal comparto della comunicazione, ossia uffici stampa istituzionali, aziendali o di soggetti associativi, che per anni ha svolto da camera di compensazione delle crisi redazionali. Anche in questi settori sta drasticamente calando la richiesta di giornalisti sostituiti da profili di operatori e comunicatori digitali. Segnaliamo anche a questa commissione che un giornalista sottopagato o con carichi di lavoro esorbitanti rischia di non svolgere al meglio la propria professione. Anche l'eccessiva esposizione ad azioni giudiziarie intimidatorie, siano esse penali o civili che siano, rischia di limitare pesantemente l'autonomia e l'accuratezza del lavoro giornalistico. Lo abbiamo fatto presente proprio qualche giorno fa alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede di audizione. Cosa fare dunque? Dal nostro punto di vista, l'unica rotta da seguire è quella del giornalismo di qualità. Molti editori italiani hanno invece fatto ricorso a prodotti a basso costo e apparentemente appetibili per un largo pubblico. Questo modello, semmai ha funzionato, adesso è ampiamente superato. Oggi si tratta di compiere scelte strategiche di lungo respiro, capaci di rispondere agli interessi di tutti i soggetti in campo, editori, giornalisti, istituzioni, in un'ottica di sistema paese e non semplicemente settoriale. Il giornalismo può avere un futuro se punta alla qualità, all'autorevolezza, se si dimostra ogni giorno attendibile ed affidabile, in grado di fare da controcanto a tutto ciò che irrompe senza alcuna regola dal web. Per questo però occorrono politiche di sistema con risorse e norme adeguate.
È quindi necessaria una formazione continua, aggiornata e di alto livello, anche per quanto riguarda le competenze digitali. Occorre che i giornalisti abbiano la piena consapevolezza della funzione che svolgono, dei loro diritti e dei loro doveri, a partire dal rispetto delle persone. Allo stesso tempo vanno riconosciuti quei nuovi profili di giornalista in grado di adattare all'ecosistema digitale i principi e i valori della professione, che sono e restano sempre gli stessi, indipendentemente dalle piattaforme su cui si opera. Al fine di rafforzare la previdenza per la parte più debole della categoria, inoltre, per autonomi e collaboratori, l'iscrizione all'albo dei giornalisti andrebbe per legge vincolata a quella all'INGI. Non è concepibile, infatti, un'attività continuativa e retribuita, così come prescritto dalla legge, e l'assenza di versamenti contributivi. È quindi indispensabile garantire l'efficacia delle regole della professione, oggi limitata da articoli di legge ormai obsoleti. Sono antiquate le norme sull'accesso alla professione, sull'esame di Stato, sull'azione disciplinare, sulla rappresentanza della categoria. A questo proposito, ribadiamo l'auspicio che la vostra commissione possa esaminare al più presto in sede legislativa il disegno di legge presentato al proposito. Tutto è sostanzialmente fermo a 60 anni fa e necessita di un ammodernamento non più rinviabile, perché anche una normativa più efficiente può contribuire a un giornalismo al passo con i tempi, in grado di affrontare le sfide del futuro e di portare avanti la sua missione costituzionale, ossia garantire il diritto dei cittadini a essere informati correttamente. Grazie. Grazie Presidente. Chiedo ai colleghi, chiedo come a chi ci ha preceduto se fosse possibile far pervenire poi una nota con quanto ci ha illustrato, la condivideremo anche con i colleghi non presenti e anche con i presenti in modo da avere traccia di quanto illustrato. Chiedo ai colleghi se vogliono fare domande. La collega Orrico, prego. Grazie, ringrazio il Presidente Bartoli per l'audizione e quindi i contenuti che ci ha illustrato, anche se ovviamente il tempo a disposizione è poco, quindi si può solo sommariamente provare a fare un resoconto di ciò che sarebbe opportuno e necessario, tant'è che insomma io non so quale sia la proposta di legge che riguarda il riordino della professione giornalistica, se me la potesse indicare, insomma, ovviamente vado a leggerla perché mi interesserebbe entrare un po' più nel dettaglio. Quindi se dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti questa proposta di legge è condivisa, insomma, mi piacerebbe poterla conoscere, anche perché una delle domande che avrei voluto farle riguarda proprio il precariato, cioè come affrontare il tema del precariato nella professione giornalistica e se questo è un tema che riguarda soltanto i costi del lavoro che devono affrontare le aziende oppure se c'è qualcos'altro che si deve appunto mettere a posto affinché questa professione sia, come diceva lei, una professione di qualità e non una professione dove il precariato sembra essere la caratteristica principale. Poi le volevo fare una domanda sulla libertà di stampa in Italia. Come sappiamo l'Italia purtroppo è considerato uno dei paesi sui quali nell'Unione Europea c'è un po' un alert rispetto alla libertà di stampa, un po' anche per quello che lei menzionava rispetto ai rischi di querela, di denuncia che i giornalisti affrontano ogni giorno quando appunto si cimentano con questioni e temi molto, molto delicati, soprattutto quando questi temi riguardano operazioni giudiziarie e quindi in maniera più allargata il tema della giustizia. Quindi mi piacerebbe conoscere un suo punto di vista sul tema della libertà di stampa, perché io credo che diciamo anche il fatto che gli italiani non siano disposti a pagare sia online che acquistando i giornali è perché spesso e volentieri
diciamo, i giornali raccontano le cose in maniera molto schierata e in maniera appunto poco oggettiva. Quindi mi piacerebbe conoscere il suo punto di vista su questo tema. E infine le faccio una richiesta che riguarda la mia regione, la Calabria, ovvero se posso chiedere i suoi contatti per poterle esporre una questione che invece ha a che vedere con l'Ordine dei giornalisti della Regione Calabria. Grazie. Grazie, aggiungo anch'io un paio di riflessioni se non ci sono altre richieste, così il Presidente Bartoli può poi replicare in un'unica volta. Mi unisco anch'io naturalmente ai ringraziamenti svolti, insomma, dall'Ordine non solo per il tema che abbiamo evidentemente ad oggetto oggi, che è quello dell'editoria, su cui ci ha fornito un quadro importante, ma in generale, come giustamente sottolineava la collega Orrico, per garantire che ci siano da una parte le tutele per i giornalisti che possano svolgere la propria funzione, abbiamo avuto modo di parlarne in più di un'occasione, ma anche dall'altro lato per monitorare in un'ottica di autodichia, diciamo, di autonomia della professione, che poi l'informazione garantisca quegli obblighi di correttezza, di rispetto di principi etici e deontologici che pure ci siamo trovati nell'aula della Camera più volte ad affrontare, in ultimo nella mozione che tutte le forze dell'ordine hanno portato avanti sulla tutela del giornalismo, che ahimè però temo che ancora attenda. Solo per completezza dell'informazione segnalo, e evidentemente la condividerò con i colleghi, che vi è anche una mia proposta di legge, che è quella 1734, oltre alla citata 1891 presentata all'epoca dall'onorevole Mulè, fra l'altro è una proposta di legge che porteremo presto all'attenzione della Commissione, perché io ufficio di presidenza di domani avevo già indicato che segnalerò di metterla alla prossima attenzione della Commissione e dell'Aula, quindi ci lavoreremo presto, evidentemente la condivideremo con i colleghi. Quindi do la parola al Presidente Bartoli per la replica. Grazie. Grazie mille. Sì, una serie di questioni molto stimolanti e interessanti. La questione della proposta di legge a cui facevo riferimento è esattamente quella che sono quelle che sono state richiamate dalla Vicepresidente, che sono a firma sia della stessa Vicepresidente che del Vicepresidente della Camera e membro della Commissione, Giorgio Mulè. Sono due di proposte di legge che hanno il nostro totale pieno appoggio e che condividiamo totalmente. Presidente, abbiamo un problema di collegamento, forse di linea. So se mi sentite adesso. Sentite? Sì, adesso tutto bene. Mi scuso, probabilmente abbiamo avuto un problema momentaneo. Allora, dicevo che il riferimento alla proposta di legge è quello citato appunto da lei, che sono due disegni a firma appunto della vicepresidente Grippo e del vicepresidente della Camera e membro della Commissione Cultura, Giorgio Mulè, che hanno la nostra totale condivisione. Segnalavo solo così, l'auspicio che possa andare in sede legislativa perché nel milleproroghe
di fine anno scorso è stato inserito una proroga al nostro esercizio di 6 mesi proprio in vista di questa modifica e che se questa non avviene in tempi molto rapidi non sarà possibile attuarla il prossimo anno, ma dovremo aspettare altri 3 anni prima di utilizzarla. Il problema di come affrontare il precariato lo posporrei un attimo. Per parlare di un'altra cosa, il calo della richiesta di informazione per i non disposti a pagare perché gli organi di informazione sono schierati, la dividerei in due parti. Uno, gli obblighi, come richiamava anche la vicepresidente, di correttezza rispetto agli obblighi deontologici, che sono assolutamente tassativi, e invece la necessità che con il sostegno dello Stato ci sia un vero effettivo pluralismo informativo, non tanto a livello nazionale, non solo a livello nazionale, ma è molto critica la situazione a livello territoriale. Ci sono territori dove le voci sono una, sono due, quindi lì manca il pluralismo, perché che ci siano organi di informazione che hanno un indirizzo, è sempre stato così, l'importante è che ci siano più organi di informazione che hanno più indirizzi diversi e il cittadino poi può orientarsi e può fare le proprie scelte. Quanto alla Calabria, la ringrazio, le segnalo solo che domani e dopodomani sarò per l'appunto a Cosenza e Catanzaro, quindi se potrò portare quasi in presa diretta le sue indicazioni. L'altro aspetto riguarda la riforma. Noi abbiamo presentato un progetto di riforma che affronta più globalmente i problemi della professione. Affronta i problemi anche del precariato che si risolvono, secondo me, tra l'altro, solo con con il vincolo a sostegni da parte dello Stato a chi rispetta i contratti e chi rispetta l'equo compenso. Tra l'altro, abbiamo presentato un disegno, un'ipotesi approvata al Consiglio nazionale al Ministero della Giustizia da molti e molti mesi e speriamo che il Ministero della Giustizia la inserisca nel decreto ministeriale come è avvenuto per le altre professioni. Riguardo a quello che è contenuto in questa proposta di riforma, segnalo un'altra cosa, che noi stiamo predisponendo un nuovo codice deontologico che sia più stringente, più attuale e più fermo nelle indicazioni di ciò che non si può e che si può fare. Ma c'è un altro problema su cui deve intervenire assolutamente il Parlamento. La disciplina nel campo giornalistico è organizzata su 5 livelli di giudizio, cioè due domestici e tre invece in magistratura. Voi capite che se un giornalista ha un buon avvocato ha ottime possibilità di arrivare alla prescrizione prima che sia passato in giudicato. 5 gradi di giudizio sono una cosa impossibile. Cioè, se il Parlamento non ce lo cambia, la nostra disciplina comunque avrà dei grandi limiti. Ora, noi non crediamo che il giornalismo si migliori solo punendo, ma si migliori soprattutto facendo un'opera di sviluppo della cultura professionale, dell'attenzione, della sensibilità dei colleghi, certamente. Però in certi casi occorre che ci sia anche l'esercizio della disciplina. Però per farlo bisogna essere messi in condizione di farlo. Ecco, questi sono i punti principali. Io mi scuso perché il tempo è brevissimo e quindi avrei potuto, insomma, diffondermi sia nel discorso iniziale sia adesso su molti altri aspetti. Voi comprendete che, insomma, vi sottrarrei un tempo enorme. No, grazie Presidente, anzi è stato molto prezioso è stato prezioso il suo contributo, sia evidentemente solo sull'aspetto che mi segnalava della
esigenza di celerità di tempi. Sì, infatti era intenzione chiedere ai colleghi e all'ufficio di presidenza di poter procedere in sede legislativa. Domani poi l'ufficio di presidenza farà le valutazioni conseguenti, eventualmente poi bisognerà chiedere l'accordo di tutti i gruppi in questo senso, però abbiamo recepito questa richiesta, le cui ragioni sono evidenti. E su tutto il resto grazie. Naturalmente qualsiasi contenuto prodotto dall'ordine che vorrà condividere con la commissione lo acquisiamo e lo condividiamo con gli altri. Quindi non vedendo altre richieste di intervento, ringrazio nuovamente Carlo Bartoli per il contributo fornito ai lavori della commissione e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie mille. Grazie mille.